Vedrete splendere anche la Latona con il suo piccolo dolce Apollo che difende la madre dal serpente Pitone. Chissà che non riusciremo a recuperare anche quello. E abbiamo scelto di dare inizio a questa attività di recupero della Latona in un giorno particolare, l'International Museum Day del 18 di maggio, ma che è anche il giorno prima quello della straordinaria scoperta del gruppo dell'Apollo e di Eracle avvenuta il 19 maggio del 1916. La Latona è stata scoperta alcuni decenni dopo, fra il 39 e il 40, in altre circostanze di scavo, durante un approfondimento delle esplorazioni nel santuario veiente di Portonaccio. Ha avuto quindi una storia anche conservativa diversa, che ha portato a delle integrazioni che sono quelle che tuttavia necessitano di un intervento. Oggi la statua presenta un importante deposito sulla superficie di polvere e particellato atmosferico che inevitabilmente si deposita su tutte le superfici. Durante i lavori di restauro, i primi lavori di restauro, diciamo che la problematica maggiore era quella di ricomporre tutta la statua, perché immaginiamo che durante il ritrovamento era in frammenti, in moltissimi frammenti. E allora ci si preoccupò sia di ricomporre la statua, ma anche di intervenire con delle integrazioni. Ecco, oggi queste ricostruzioni non sono proprio anatomicamente corrette. Se noi vediamo soprattutto la parte che va dalle spalle al mento della statua, vediamo che i caratteri così gentili che dovrebbe avere una donna qui compaiono un po' più pronunciati, una mascella particolarmente pronunciata, appunto un collo forse troppo lungo rispetto alle proporzioni della statua e anche i capelli che sono poco voluminosi e non accompagnano bene il collo. Quindi insomma il restauro sarà oggi un'occasione per sia rimodellare questa parte delicata del collo e delle spalle, ma anche per dare migliore lettura anche cromatica alle superfici. Devo dire che io sono particolarmente un po' spaventato, ma estremamente contento, perché io avevo già restaurato molti anni fa ormai, prima l'Apollo e poi l'Eracle, e quindi erano veramente 10 anni che più di 10 anni che aspettavo questo momento, questa occasione, di poter completare il lavoro, cioè fare lo stesso intervento, in modo che la figura di Latona fosse completamente omogenea e si avvicinasse anche da un punto di vista cromatico ed estetico alle altre due statue. E noi faremo fotografie a luce normale, fotografie a luce radente per vedere i sollevamenti della pellicola pittorica, fotografie agli infrarossi e agli ultravioletti per vedere le sostanze che sono sovrapposte alla pellicola originale, al colore originale, e sostanze che invece sono state assorbite. Quindi si cercherà di rimuovere due piccolissimi punti, ma grandi come la punta di uno spillo, di colore per far analizzare il colore. E anche, importante, una serie di radiografie, perché l'opera quando fu assemblata sicuramente così come l'Apollo e l'Eracle, perché è questo proseguo di un discorso nato molti anni fa, e all'interno c'è una struttura metallica. E dopodiché verranno eseguite le operazioni di pulitura, appunto nel rispetto della pellicola pittorica, cercando di recuperare quanto c'è ancora sottostrato di polvere, di sporco, di depositi, di pellicola pittorica originale. E quindi finalmente il clou di questa operazione sarà quello di rimodellare il collo, la capigliatura, la mascella del ritocco pittorico, che sarà eseguito con colori ad acquarello, esattamente come è stato fatto per Apollo e per Eracle,
e con la tecnica del puntinato, cioè migliaia e migliaia di microscopici puntini di colore. Sono previsti almeno un mese e mezzo di indagini diagnostiche. Nel frattempo verrà anche eseguito per la prima volta la scansione 3D di tutte e tre le statue, finalmente. E a quel punto l'altra operazione particolarmente complicata sarà quella del ritocco. Sarà un cantiere aperto al pubblico. E questa è una delle peculiarità, lo fu anche all'epoca del restauro dell'Apollo. Vogliamo che sia così perché non c'è nulla di più sensibilizzante ai temi della valorizzazione di vedere un restauro nel mentre si svolge. Diciamo, noi siamo di fronte a una emergenza culturale che è quella della difesa del nostro patrimonio che ci viene da cultura greca, latina, cristiana naturalmente, e di cui gli Etruschi sono una parte importante, cioè la cultura latina è stata profondamente influenzata da quella etrusca. Quindi quando ci è stata offerta la possibilità di sponsorizzare questo restauro di una delle più importanti opere che si trovano in questo museo e che onorano questo museo, l'abbiamo accolta con grande entusiasmo. Devo essere sincero, io sono etrusco anch'io, perché sono nato a Viterbo, credo di avere un DNA in buona misura etrusco.